Questo video è sicuramente fra i più strani e censurabili che abbia mai registrato e presentato su YouTube. Alcuni iscritti mi hanno chiesto se uno screzio verificatosi qualche giorno fa fra Fedez e Chiara Ferragni possa costituire reato oppure no. I fatti che stiamo per analizzare si sono verificati durante la diretta avente per oggetto la presentazione del nuovo disco di Fedez, che non sarà l'evento del millennio, del lustro, del secolo, ma che comunque attira un buon numero di spettatori, visualizzatori e follower in senso generico. E per aumentare ulteriormente il numero di spettatori e possibili acquirenti della propria opera, Fedez ha la scarsamente brillante idea di far partecipare il marito all'evento. E poco importa che Chiara Ferragni non sembri esattamente ben disposta nei confronti di sua moglie in quel momento. D'altronde, ragazzi, lo sappiamo tutti, il dovere coniugale è dovere coniugale. I mariti hanno infatti il dovere di supportare i prodotti discografici delle mogli. Questo fatto è stato sicuramente ricordato a Chiara anche dal sacerdote, dall'ufficiale di stato civile, dai testimoni alle nozze. D'altronde, se ci facciamo caso, la proposta di matrimonio, se non erro, è stata fatta a un concerto. Fedez non percepisce queste vibrazioni negative e si comporta come suo solito, facendo una cosa che Chiara non ha mai, mai sopportato. Questa cosa qui. Scusate. Madonna, Maria. Chiara naturalmente redarguisce Fedez immediatamente. Facciamo questa, al prossimo rutto me ne vado. No, ma no, veramente, anche lì adesso, cioè, veramente una cosa Notifica. orrenda. Cosa c'entra Leo? Cioè, anche lì adesso rutta perché tu continui a ruttare, Ma ma no, c'è un ragazzo. sempre bello Sapevo. vedermi. Adesso rutta per colpa mia. Dice come papà. Fedez, sottovalutando l'arrabbiatura che può avere una star del web, imprenditrice multimilionaria, madre di famiglia ed ex fidanzata, continua imperterrito su quella linea. Per lui l'incidente è chiuso. Ma se c'è una cosa che tutti sappiamo delle donne è che le donne possono portare il rancore pressoché in eterno, figurarsi durante i successivi 10 minuti dall'affronto. A un certo punto Fedez fa una domanda a Chiara. Dovrebbe essere una di quelle domande piccanti che attirano l'attenzione e che catalizzano l'attenzione dei follower e dei visualizzatori. Ma in realtà questa domanda si rivela l'oggetto per cui questo video esiste oggi. Fedez domanda a Chiara quale sia il tipo di rapporto migliore che lei abbia avuto. Un rapporto di tipo, come dire, intimo. Non posso dire diversamente perché sennò YouTube censura il pezzo. Non a caso non esistono registrazioni di questa parte qui. Dobbiamo affidarci infatti agli articoli di giornale. Comunque sia, come stavo dicendo, Fedez domanda a Chiara qual è il rapporto intimo migliore che lei abbia mai avuto. Chiaramente lui si aspetta che sia qualcosa che lo includa. E invece no, Chiara precisa che i rapporti intimi migliori e più soddisfacenti che abbia mai avuto li ha avuti da sola. E così, mentre nel mio intimo valuto se dare la mia solidarietà maschile a Fedez o per curarlo per decenni, affrontiamo il problema dal punto di vista giuridico. Alcuni iscritti mi hanno infatti chiesto: ma avvocato, quello che sta facendo Chiara Ferragni nei confronti del coniuge è diffamazione aggravata dall'uso del mezzo? Bravissimi ragazzi, avete imparato questa dicitura, sono orgoglioso di voi. La risposta, semplicissima, è che no, non è diffamazione. La Corte di Cassazione, analizzando un caso risalente all'anno scorso, in cui c'era una persona che ne aveva denunciata un'altra perché l'aveva ingiuriata durante una videochat, ha stabilito che per consumarsi questo tipo di reato è essenziale che la vittima, fra virgolette, sia assente. Per cui, se viene ingiuriato in uno studio televisivo o durante una diretta streaming, esattamente come è accaduto a Fedez in questo caso, il reato di diffamazione non si consuma. Si consuma invece un'altra ipotesi, quella dell'ingiuria. Ora, come tutti sappiamo, Renzi ha depenalizzato questa figura, trasformandola in un illecito amministrativo.
Teoricamente, se Fedez volesse rifarsi dell'affronto subito e correre seriamente il rischio di trovarsi a dormire in mezzo a un marciapiede coperto di cartoni unti e bisunti per ripararsi dal freddo incipiente, dovrebbe citare civilmente la sua compagna. Dovrebbe vedersela di fronte a un giudice, dovrebbe dimostrare di aver subito un danno all'immagine e che questo danno sia stato subito a torto. E qui dobbiamo intenderci. Fedez, dalle parole di Chiara, ha evidentemente subito un danno all'immagine. Infatti, per motivi imperscrutabili che sfidano ogni logica conosciuta e sconosciuta, Fedez ha uno stuolo di ragazzine che non vedono l'ora di prostrarsi ai suoi piedi perché lo vedono come un idolo. I motivi di tutto ciò, come ripeto, sono e resteranno sempre sconosciuti alla scienza, ma è così. Sentirsi dire che non si è abbastanza virili e che sostanzialmente è meglio fare certe cose da soli piuttosto che con te è chiaramente brutto da sentirselo dire e chiaramente costituisce un danno all'immagine. Questo è pacifico. Resta però da stabilire se queste dichiarazioni sono contrarie al diritto oppure no, perché se ci riflettiamo un attimo, Chiara alla fine della fiera ha semplicemente risposto a una domanda posta da Fedez. Qual è il tuo tipo di rapporto preferito? Quello che ho da sola, risponde lei. Può essere diritto alla critica, può essere anche una risposta del tutto onesta. Non c'è scritto da nessuna parte che per legge devi dare una risposta che piaccia al tuo coniuge. Quindi, riassumendo, Fedez dovrebbe citare in sede civile Chiara, dovrebbe dimostrare e convincere il giudice che il danno esiste, quantificarlo, dimostrare chiaramente che si tratta di un danno ingiusto, cosa non semplicissima in questo caso qui, e poi il giudice, nel caso in cui sussistessero tutti i requisiti appena elencati, obbligherebbe Chiara a indennizzare il coniuge e contemporaneamente le comminerebbe una sanzione pecuniaria di diverse migliaia di euro, una cosa per cui Chiara probabilmente non punterebbe neanche la sveglia. Questo è tutto quello che resta dell'ingiuria. L'ingiuria è stata praticamente depenalizzata e ridotta a un illecito amministrativo, cioè un illecito dello stesso tipo a cui si va incontro quando parcheggi l'auto in divieto di sosta, con l'ovvia differenza che quando parcheggi l'auto in divieto di sosta c'è il poliziotto locale, il carabiniere, piuttosto che il poliziotto della Polizia di Stato che ti dà direttamente la multa, mentre in questo caso qui provvede il giudice soltanto se qualcuno ti cita in sede civile. Come avrete capito, è una procedura di una scomodità assoluta. Si tratta di perderci tempo e denaro, motivo per cui in pochissimi ricorrono al giudice civile per l'ingiuria al giorno d'oggi. Si fa normalmente soltanto in due casi. 3. Il primo caso, quello che escluderei, è la questione di principio con molto tempo e denaro da spendere. Proprio non vuoi far passare questa cosa lì e cerchi di farla pagare alla controparte in senso letterale. Non importa quale costo, non importa quanto tempo ci perderai. Il secondo caso è che a te non costi nulla l'avvocato. Hai diritto al patrocinio a spese dello Stato perché hai un reddito familiare bassissimo e allora vai dall'avvocato che ti segue più o meno gratis, nel senso che tanto poi pagherà pantalone, cioè lo Stato. E il terzo caso è quello in cui l'ingiuria ti crei dei danni enormi. In teoria rientreremmo in questo caso qui. Di fatto, poi, naturalmente, Fedez e Chiara sono marito e moglie, sono sicuro che si vogliano ancora bene, nonostante i loro screzi, e chiaramente Fedez non farà mai causa alla coniuge. Per cui, signori, la situazione sull'ingiuria è questa qui. Sperando di avere risposto alla vostra domanda, a proposito, complimenti per aver trovato l'articolo, perché francamente a me questa notizia, fra virgolette, è completamente sfuggita. Vi ringrazio per avermi dato l'occasione di fare questo video. Spero che Fedez e Chiara non si offendano, se no diversamente mi tocca incontrarli in tribunale, non esattamente il tipo di incontro in cui avrei sperato, e ci vediamo al prossimo video. O, come sempre, se il video vi è piaciuto, ricordatevi di mettere il like, di iscrivervi al canale e di condividerne i contenuti. Grazie ancora di tutto, a presto!